Omar Fantini e Melissa Sotto. Allora, intanto, senti che profumo di figa. Era da tanto tempo che non si sentiva. Scusa. Di solito qua dentro c'è puzza di merda, ascelle pezzate. È la prima volta da quando ci siamo noi, Marco. Io sono un cane da tartufo e cigli alla menta, vero? Tu hai lavorato per noi, tra l'altro, stronzo, dovresti anche difenderti. Un miliardo di anni fa mi avete licenziato. Omar, ma nevica ancora fuori. Cazzo, non la sentivo dalle medie questa. Aia. Quindi vuol dire che c'è sfida tra comici? No, volevo capire una cosa. Perché voi veline? No, io non sono più veline. Vabbè, ma lo sei stata, sei famosa per quello. Giusto. Continuate a ficcarvi i calciatori che sono notoriamente delle teste di c***o ignoranti. Perché? Io voglio che tu adesso mi fai una promessa, cara Melissa Satta, che tu adesso lasci il n***er e ti metti con un operaio. Eccolo! Ho lavorato alla Fiat 12 anni, Marco. Ma stai zitto! No, non posso farlo. Ma è una questione di frequentazioni, ragazzi. Che gli operai, lei, dove va lei, non l'incontra. Ma non è vero, ma non è vero. Basta che vai in un bar malfamato dove abito io, per esempio. Dimmi dove abiti e vengo a fare. Che è dove hai conosciuto tua moglie, tra l'altro. Esatto. Noto. Sto scherzando. Posso fare single una un'altra volta, Mazzoli? Volevo fare una domanda, Marco. Posso? Vai, Ana, ci mancherebbe. Posso, Melissa? È più grosso di questo microfono? Questo interessa anche a me. Ecco, aspetta, te la faccio la domanda. No, falla rispondere, che sono curioso. Aspetta, rispondo. Con tutta la capocchia della spugna. Sta prendendo le misure, aspetta. Non mi ricordo. Detto questo, io vorrei un po' sfatare questo mito della bellezza italiana della TV ignorante. Sì. Perché secondo me tu non sei ignorante. Tu non sei ignorante. Lo so. E proprio io per ignoro questo... alcune cose sicuramente. Ignori alcune cose, ma sono sicuro che come cultura generale non sei superiore domande... a... Guarda che lì ce l'ho finito anni fa, Fammi delle domande, allora, poi ti dico se rispondo. Allora, partiamo con una domanda proprio così. No, puoi base. La prima domanda riguarda la tua vita privata. Ma quella è cultura generale, scusa. Sì, anche quella cultura generale. Arriviamo con calma. Per le casalinghe sì. Allora, l'ho messo nel dizionario pure le cose. Bravissima. Allora, la prima domanda è la seguente. Quando stavi con Forrest... Stavi con Forrest. Il mago Forrest? Bobo Vieri. Quando stavi con Forrest, come ti faceva capire lui che aveva voglia di fare sesso? Cioè, lanciava oggetti o faceva versi? Io lo so, immungiare, spuzzare. Vabbè, so già che quando esco di qua prendo le botte, però vabbè. No, vabbè. No, tanto a Roma. Io due botte te le darei anche adesso, vai avanti. Ma... Allora, completiamo la frase. Sì. La vita è come una scatola di cioccolatini. Puntini. Io non mangio cioccolato. Non lo mangio, vabbè, ognuno fa. A caval donato. Non si guarda in bocca. No, si guarda la lunghezza del cazzo. Attenzione, perché ne abbiamo una fantastica che sicuramente tu saprai. Completa questa frase. Sempre caro. Aspetta, mi ha twittato Ratzinger. Ringrazia Marco per quello che ha detto adesso. Completiamo la seguente frase. Melissa, attenzione, concentrazione. Sempre caro mi fu quel termocolle. Dai, questa non puoi non saperla, Melissa. Aspetta. Anzitutto, no, devo capire cosa dite voi. Facciamo come al milionario. Che cosa ti ricorda? Ma cosa dici? Cioè, ti ricorda? Colle. Mi ricordo. No, la frase intendi. La montagna, benissimo. Aveva ragione Alan, non capisce un cazzo. Vabbè, ma non avete fatto la domanda? Cazzo, ma non c'è la domanda. È bello avere Luca Giurato nel corpo di Melissa Santa. Marco, non abbiamo fatto parlare Omar e non mi sembra giusto. Quindi sì, lui è un comico. Sfida di gheggheria con Herbert. Vai, ci sto. Allora, attenzione. Attenzione. Batte tutte le volte. Calmo. Anche lei batte, non ti preoccupare. Scherzando. Fai una battuta, ma di quelle potenti, perché oggi comunque diciamo che il gheggone è un po' messo male, è stato dal dentista, ha dei problemi. Ce la guarda, ne ho uno riguardo a una cosa di cui avete sicuramente parlato un po' anche voi nelle settimane scorse. Vai. Ho saputo di questa ragazza inglese che ha dichiarato di avere due vagine. Sì. È l'unica che ha il punto GG. Questa è bella, grande. Un punto Omar. Sei esperti,
Herbert. Le dico la verità, gran maestro, per me non esiste nessuno superiore a lei. Le dico questa grande verità. Vai, vai, ma che tira fuori il foglietto? No, di tutta merda. Ti sei preparato? E io ormai solo questo faccio. Giralo. Vai, vai. Te ne faccio una così per. Sai con chi esce umidità? Condensa. Io do un punto a Omar Fantini, ragazzi. Omar è in vantaggio. Ci riproviamo, vai. Vai. Ne è una più complicata. Io vado alto così le va nella merda. Nel senso, sono stato fidanzato per 4 anni con un'avvocatessa di Roma. L'ho lasciata perché ogni volta che mi scriveva una lettera voleva 400 euro. Non fa ridere, Herbert. Culo! Neanche. Puoi recuperare, Herbert, vai. Sono due prostitute che parlano, no? E dici, senti, come si chiama quella cosa che fa nascere i figli? Ce l'ho sulla punta della lingua. Questa era bellissima. Pareggio. Senti, salutaci il cioccolatone. Perché mi dai la mano? Ti saluto. Ah, ok. Ma di già, ci congedate così, ma fate le vostre cose. Dai, tieni, poi. Abbiamo un programma da fare. Va bene, adesso non seguite più lo zoo perché io e Omar stiamo andando via e collegatevi sul nostro canale Facebook. Ciao. Dacci un bacio, ciao amore, grazie. La lingua.